Voltiamo pagina, frane, strade allagate, diverse famiglie isolate. Questo è il bilancio del nubifragio che si è abbattuto nelle scorse ore nel comune di Sezze, nel Pontino. L'inviato è Pasquale Notar Giacomo. Abbiamo pulito fino a stanotte, fino a stamattina, devo dire. Ecco, il muro è venuto tutto addosso. Noi qua stiamo a rischio, non vogliamo morire. Noi non vogliamo morire. Io ho visto la morte. La paura di Maria Teresa, quella di chi vive qui a Casali, 2000 persone, la zona più colpita dal nubifragio che si è abbattuto ieri pomeriggio su Sezze, in provincia di Latina. Una strada ripida dove l'acqua si è incanalata dall'alto, portando con sé tutti i detriti. In un'ora sono caduti più di 100 mm d'acqua, una quantità enorme. Un torrente ha esondato. Case allagate, elettrodomestici da buttare, auto che non ripartono. Dove arrivava l'acqua qui? Qua sotto, qua sopra. Guarda, tutto qua sopra arrivava l'acqua. Poi perché l'ho pulito stamattina con la bomba. Sul posto il prefetto di Latina, Maurizio Falco. Dobbiamo fare interventi immediati, metterci tutti insieme, poi si farà il conto anche delle responsabilità del perché le cose sono successe. Per il momento salute dei cittadini e ristoro dei danni subiti, subito. Questa mattina si spala per ripulire le strade dal fango. E adesso ecco quello che si sta facendo è dare una ripulita sul territorio, una ripulita sul territorio. E per fortuna non abbiamo avuto danni alle persone. Ci vorrà qualche giorno per la stima dei danni. Per ricordare un fenomeno del genere qui bisogna tornare indietro con la memoria al 1995. Dal 1995 ho meno danni, quest'anno proprio non ho visto mai una cosa del genere, questo mai visto, mai.